Io preferisco scattare in bianco e nero rispetto al colore. Un colore può distrarre. Quando guardi all'interno della macchina stai combattendo col tuo modo di vedere. Ogni singola foto è l'interpretazione da parte di qualcuno. C'è tanto che ognuno di noi può mettere in quello che sta scattando. Stabilire un contatto è la parte più delicata e non sempre accade. Lo sforzo è di farlo accadere, ma non può accadere con tutti, sarebbe un miracolo. Non ho mai fatto una mostra prima di adesso perché mi divertiva più lavorare che non mostrare il lavoro. Mi chiamo Alessandro Dobbici, ho 46 anni e faccio fotografie da 20. Ho iniziato a fare fotografie quando ero molto piccolo. Mi ricordo che c'era mia madre che mi chiedeva puntualmente in vacanza di scattare delle fotografie con le vecchie macchine di allora. Negli anni ho continuato, ma non con molta attenzione, a scattare immagini, fino a quando poi ho ricevuto per i miei 18 anni un regalo che ho cambiato. Era un sassofono elettronico, perché i miei fratelli erano appassionati di musica. Decisi di cambiarlo perché non ero interessato a questo oggetto. Vidi una macchina fotografica e decisi di cambiarlo con quello. Era una Yashica FX3 2000. Quella è stata la mia prima macchina fotografica. E da lì ho cominciato a scattare fotografie sul serio e con un'attenzione particolare. Poi ho capito che avrei voluto farne un mestiere e una serie di circostanze anche fortunate mi hanno portato a capire che questa cosa era possibile. Mostrare quello che hai visto è un modo di far vedere alle persone un po' di te, qualcosa di te. A volte forse così si incaponisce probabilmente su alcuni indirizzi che lui pensa di dare al suo lavoro. Sposta ancora quel tab alla tua destra, per favore. Metti un po' più frutta e meno spot, per favore. Su altre forse è persino eccessivamente rigoroso, ma questo potrebbe essere anche un merito, nel senso che la sua foto deve essere vera. Quasi mai è tagliata, quasi mai è manipolata, cioè la foto è quella che già esce fuori dal mirino. Questo non fa sempre comodo, certe volte, no? Puoi aver voglia o aver bisogno di manipolare non solo la realtà, ma addirittura la fotografia della realtà. Altri nei, sì, ci saranno, ma io vorrei anche, insomma, così saltare questo
imbarazzante momento, perché forse dovrò fare ancora delle fotografie con lui, e poi perché invecchiando hai sempre più bisogno di un fotografo che non ti faccia proprio del male mentre ti fotografa, e allora, sai, insomma, non posso sfidarlo oltremodo. Nomino i personaggi che ho fotografato, uno perché in realtà si possono tranquillamente vedere, due perché c'è anche un minimo di, diciamo, di discrezione nei confronti di persone con cui ho avuto a che fare, con cui ho avuto delle esperienze lavorative fortunate, però probabilmente loro non hanno il piacere di essere nominate, non lo so, per cui diciamo che per discrezione evito. Claudio Baglioni c'è un rapporto professionale di amicizia che c'è da anni, da tantissimi anni. Rossella Brescia, Sabrina Ferilli. Alessandro fa parte di quei fotografi top. Quando mi capita di avere la possibilità, non so, di essere testimonial di un marchio, di un'azienda, io in genere chiamo Alessandro se è su Roma, perché mi fido molto di lui e perché so che la qualità è sempre altissima. Guarda, qui ci sono tutti i profili di tutta la mostra. Ci sono foto dal 95 al 2017, ma non c'è, ci sono 50 foto di Cuba? Quando l'ho conosciuto, nel lontano 1995. Ho fatto il primo servizio fotografico della mia vita, insomma quello importante, quello da vendere ai giornali, con Alessandro. Ero a Buona Domenica e i giornali si interessavano un po' a me. Poi è arrivato lo spot che mi ha dato molta visibilità e da lì non ci siamo più persi, quindi veramente tanti anni, lo conosco da tanti anni Alessandro. L'ho conosciuto così, su un servizio fotografico fatto su commissione, poi ci siamo piaciuti e quindi l'ho sempre voluto nei miei pochi, ma insomma, ammirati servizi fotografici. Oggi è l'unico, nel senso che quando faccio le fotografie voglio farle con lui, perché ha comunque per la fotografia un trasporto e un occhio particolare. Alessandro lavora ritoccando ancora molto poco, ed è uno dei motivi per cui mi piace, ed anche con una mano autonoma dove esce fuori, pur essendo glamour, molto l'anima delle persone, quindi anche scatti scuri, come li chiamo io, ecco, e quello mi piace molto. Io penso che Alessandro, prima di fare una foto, lui fa una radiografia per scavare proprio dentro al soggetto, per prendere le emozioni di quel momento. E questo si percepisce dalle foto. Io comunque andavo a scuola qui, a via Conteverde, sì. Ho fatto costruzioni aeronautiche. Era molto unito al fratello Franco, che in quel periodo stava all'aeronautica, e lui sognava di andare all'aeronautica. Mi piaceva l'idea di volare, sì, questo sì. E quindi ho provato a entrare in aeronautica diverse volte, non ci sono mai riuscito. Questa della fotografia l'ho scoperta molto dopo, e mentre da sempre avevo questa passione per l'idea di volare, di entrare in accademia, in aeronautica.
Quando non lavoro continuo a fare foto di paesaggi, molto più spesso in viaggio che qui a Roma. Continua a piacermi la possibilità di poter gestire per un tempo infinito tutto quello che voglio controllare in quel tipo di immagine che sto osservando. Continuo a godermi quel tipo di relax e di isolamento perché continua a darmi piacere. Quando guardi all'interno della macchina, di fondo, stai combattendo col tuo modo di vedere e non è neanche condivisibile se non nella misura in cui poi vai a mostrare quello che hai fatto. Non so se è legato a questo, però tendenzialmente non soffro nello stare da solo. C'è stato un commento fatto recentemente da una mia carissima amica che mi ha piacevolmente sorpreso e che ha detto che in alcune foto lei riesce ad avvertire l'assenza. E non ho argomentato su questa affermazione, però ha centrato l'obiettivo, perché è una cosa che anch'io riconosco e rivedo in alcune immagini. Però parlare di assenza è un concetto un po' complesso, ovviamente, quindi non ho mai affrontato questo argomento, però lei l'ha colto e mi ha fatto molto piacere. Mamma, io vorrei propormi a Claudio Baglioni. E dico, fa se te la senti. Era il 1996, mi sembra, e mi arrivò una comunicazione per la quale un giovane fotografo di nome Alessandro Dobici aveva interesse, aveva voglia di proporre le sue capacità. La cosa era abbastanza curiosa perché, insomma, a me non era poi accaduto spesso. Insomma, in effetti era molto giovane, era giovanissimo. Aveva un portfolio, proprio un book con delle fotografie già fatte, quasi tutte in bianco e nero. E mi colpì questo uso del bianco e nero, dove la luce era quasi liquida, una specie di calce, i contrasti forti, lasciava quasi intendere quei colori che non c'erano. Bianco e nero rende in maniera cruda quello che sai fare e quello che sai osservare. Quindi da una parte era un po' presuntuoso, ma dall'altra era onesto e sincero. Tutte le volte che sono libero di scegliere, scelgo di scattare in bianco e nero. Soprattutto quando abbiamo a che fare con foto urbane o di reportage o anche paesaggistiche, perché
È sempre più difficile trovare dei paesaggi incontaminati dove non c'è qualcosa che a me personalmente disturba. Lui era probabilmente anche un po' intimorito, insomma, dall'idea di essere, come tutti lo saremmo, sottoposti al giudizio, no? Quindi far vedere quello che sai fare per poi sapere quale sarà il responso. Però sta di fatto che nel giro di poco, invece poi di fare solamente delle fotografie, finimmo poi per fare un intero libro fotografico. Dopo 3 anni è uscito il nostro primo libro fotografico che racconta 3 anni di vita vissuta spesso insieme durante i tour, durante i viaggi dei tour e durante tutto il suo percorso professionale di quei 3 anni. Quindi una sorta di diario del suo viaggio di lavoro. L'idea di avere un fotografo, ma più che un fotografo, quasi un grillo scattante, qualcuno che ti sta a fianco sempre, quindi che non ti costringe all'idea che tu sia in quel momento per certo fotografato, ma le fotografie le fai nei ritagli di tempo, ti vengono fatte quando tu non lo sai, che è la cosa migliore di tutte. Avevo paura di inciampare nei cavi, avevo paura di staccare qualche microfono mentre lui cantava davanti a non so quante migliaia di persone. Mi ricordo che c'era molto timore e molto imbarazzo anche per l'esposizione che ti dà fare il tuo lavoro per la prima volta davanti a tutta questa gente, però è un ricordo bellissimo. A me non risulta che vengano fatte partite di calcetto con tutti i fotografi, oppure cene con tutti i fotografi. E questa è una cosa anche spiacevole, perché c'è sempre la paura che uno poi possa perdere quel tipo di segreto che caratterizza le proprie foto. Io, se c'è uno che sta scattando, sono curioso di vedere che cosa fare. Io mi vado a vedere i tutorial degli altri perché è divertente, perché mi piace, semplicemente questo. E poi quando scattano da me, magari anche in pausa o il giorno prima o alla fine shooting, vedi l'impianto luce, vedi insomma che cosa si sta creando, no? E continuo a volerlo vedere e a essere incuriosito da quello che fanno gli altri. Prima c'era molta più attenzione riguardo a quello che era il progetto di comunicazione di alcune aziende. Invece adesso comunque sul piatto della bilancia c'è quanto mi costa dire va bene e probabilmente costa troppo. Si dice più spesso che va bene lo stesso, e in questa frase c'è la riduzione proprio dell'attenzione riguardo a quello che si sta facendo. Perché se uno dice va bene lo stesso, vuol dire che non va bene. Stiamo andando a fare un'intervista a radio, ti ricordi, con Guido Tognetti, che conduce un programma in questa radio e che è il direttore artistico di Baglioni, che conosco da 20 anni, e mi ha invitato per parlare di questa mostra, e per cui andiamo a sentire cosa chiede. Eccoci. Che meraviglia, proprio qui pronti per partire con questo programma straordinario dove parleremo del momento più bello della nostra vita. Beh, intanto c'è un grande fotografo e c'è una mostra che sta per così arrivare, sta proprio arrivare. Quel di Cuba. Proprio a Cuba. Come si è preparato tutto questo? Beh, la cosa più difficile è stato selezionare 20 anni di foto che io continuavo a fare per lavoro e per piacere. Ci sono le foto più importanti, quelle che io ho deciso di mostrare ad una grandissima curatrice che si chiama Giuliana Scimè, che le ha selezionate insieme a me e abbiamo messo in piedi questa mostra. È stata vista da un'istituzione molto importante del governo cubano, che ha deciso di invitarmi a fare la prima mostra a La Habana.
direi di dare un pochino di musica, quindi andiamo proprio sui Rolling Stones, che guarda caso anche loro sono stati per la prima volta a Cuba. A Cuba sono stato 5 volte e l'ultima qualche mese fa. La prima volta sono stato nel 95 come assistente di Giovanni Cozzi per uno shooting di moda. Rimasi molto colpito da molti aspetti di quel popolo e di quell'isola, che sono legati a una serenità che io ho visto negli occhi delle persone, che io ho percepito. Mi sono accorto poi con gli anni che avevo una serie di fotografie interessanti di quest'isola fantastica, che saranno poi presenti in questa mostra. Ma proprio le persone mentre stanno lavorando, prende coraggio, entra in questo campo di tabacco e chiede loro di fermare quelle immagini, ma di continuare a lavorare. Infatti c'è una foto della mostra molto bella. Molte volte per fare delle fotografie al volo mentre stai viaggiando, che è la cosa più interessante, no? Quelle trovate, quelle non pensate, quelle non progettate, ti ritrovi a scavalcare una recinzione, a passare sotto un filo spinato, invadere insomma in qualche modo la proprietà di qualcuno, certamente non andando a rubare niente, ma insomma però entrando laddove non si dovrebbe. Le scuse incredibili che si danno a chi c'è, magari un guardiano, per fare comunque le fotografie per non essere cacciati via. E in genere ricordo i turni quelli di fatti un po' all'ultimo momento, quando spesso ci si decide che il giorno dopo ci deve essere già una fotografia per un manifesto o addirittura certe copertine di album, che vengono fatte in tutta corsa. E allora in quello c'è quel momento critico in cui tutto esplode, perché ti sembra che non posso, nessuna cosa possa andare avanti, e invece poi arrivare fino a notte inoltrata, ma finalmente avere la fotografia che serve. Lui ama, a parte i paesaggi, ama fotografare le persone. All'inizio non fotografava le persone perché aveva quasi timore di violarne l'intimità, e adesso invece è diventato uno dei ritrattisti dello spettacolo e della musica in genere, dei più rinomati. Lui magari un difetto, se c'hai una piccola simmetria, quello, momento dove sei turbata, un'occhiaia, ecco, la lascia nel rispetto di quella immagine lì. È sempre rimasto estremamente delicato, sa cogliere le espressioni senza violentare nessuno. Lui riesce a carpire qualcosa negli occhi. È sempre attento agli occhi, alla luce sugli occhi.
Io ho assistito ad alcuni suoi set ed è quasi come se fosse una seduta di analisi in qualche modo, perché i personaggi veramente tramite lui vengono trasportati in un mondo, in un'ambientazione che magari non è quella della loro zona di comfort, però con Alessandro c'è questo movimento a lasciarsi andare. Gioca moltissimo l'aspetto del rapporto tra fotografo e fotografato. L'imbarazzo nasce dal fatto che il fotografo deve cogliere di te quello che altri non sanno fare. E in questo senso, invece di aprirsi, uno tende a chiudersi. Il fotografato, se non è una persona così disinvolta, per tutta la vita soffrirà quella terribile storia dello shooting, del prendere le fotografie, del farsi fotografare. Perché è come andare un po' dallo psicanalista oppure dal medico, è come una radiografia che va esibita davanti a tutti. Io non solo non amo essere fotografata, io detesto essere fotografata. Quindi per me la fotografia, se è vero che ruba un pezzetto di anima, come si dice, io credo che sia un po' vero. Quindi per me è una forma di invasione se qualcuno mi fotografa. E poi in realtà quello che viene fuori spesso, l'immagine di me, è qualcosa in cui non mi riconosco. Avevo detto ad Alessandro che non amavo farmi fotografare, quindi lui mi ha invitato a rilassarmi. È come se a un certo punto io mi fossi trovata in uno stato di consapevolezza, di coscienza diversa. Cioè non mi sono più resa conto che ero su un set fotografico. È come se avessi avuto a un certo punto un contatto con Alessandro. Mi sono trovata a fluire con quello che c'era. Lui mi invitava. Mi sono molto commossa, lo dico, l'ho scritto, ho cominciato a piangere in realtà, non è da me, non sono una persona che si lascia andare facilmente alle emozioni, ma in quel momento qualcosa è successo per cui mi sono commossa, era un pianto di commozione. Dello stampare in camera oscura mi manca un po' vivere la fase finale del lavoro che hai svolto ed è un'attività che si fa da soli e quindi ti obbliga un po' a staccare la spina con tutto il resto ed è una fase molto bella perché è proprio da lì che poi puoi far vedere quello che hai visto magari 5 giorni prima. L'apparizione dell'immagine dal liquido di sviluppo è un'esperienza bellissima da vivere, perché lì si può ancora contribuire nel evidenziare o esaltare degli aspetti dell'immagine che hai scattato. Io l'ho fatto da solo fino al 2005. Nel 2005 ho deciso di passare al digitale, ma ho cercato di resistere più a lungo possibile perché di fondo tutti i test che avevo fatto con macchine digitali in qualche modo non mi rendevano felice del risultato finale. Un po' forse perché ero legato alle vecchie procedure e anche al discorso poi di poter gestire l'immagine in camera oscura. E un po' perché tecnicamente la cosa che mi disturbava è che non riuscivo a riprodurre la stessa profondità di campo che riuscivo a riprodurre invece con l'analogico.
L'immagine era un pochino più piatta, era meno ricca di informazioni da un punto di vista dei volumi del soggetto che fotografavo. Il passaggio al digitale ha innescato una serie di meccanismi che sono da un lato positivi e dall'altro assolutamente negativi. Forse prima c'era molta più attenzione per lo scatto che si andava a fare, perché ogni scatto aveva un costo e questo portava un po' più di rispetto riguardo all'azione di scattare fotografie. Chi usa il digitale oggi o inizia a scattare fotografia oggi non vivrà mai l'ansia di sapere cosa ha scattato senza vedere cosa stava scattando. Il vantaggio vero è di fatto che oggi puoi avere il risultato all'istante e questo secondo me accelera moltissimo la velocità di apprendimento e miglioramento del proprio scattare. Io trovo che la bellezza la vede chi ti ama. Quindi bisogna contenere dentro di sé l'amore per l'oggetto, per poterlo vedere bello. La cosa incredibile è che lui non si limita a vedere quella bellezza, ma la crea. Fa in modo che sia evidente agli occhi degli altri. Mi sono riconosciuta nelle fotografie di Alessandro e la cosa che mi ha colpito di più è che io ho riconosciuto di me degli sguardi che soltanto persone che mi conoscono molto bene e vivono l'intimità con me possono vedere. Io ho due foto bellissime, due ritratti bellissimi che lui mi ha rubato proprio in due viaggi. E io non sapevo neanche che me le aveva scattate. A distanza di 10 anni me le ha fatte vedere e me le ha date ovviamente. E sono le due foto più belle che io ho. Lo sguardo malinconico, quello che tutti mi dicono che io ho. E lì c'è. C'è il suo assistente, ci sono truccatori, parrucchieri, quindi è un team che lavora insieme. È la bellezza di Alessandro che riesce a coinvolgere tutti e a trattare tutti allo stesso modo, in maniera tale che in quelle ore si formi una vera e propria famiglia. Non mi sembra mai di aver avuto un momento di frizione in cui si è persa la pazienza, si è perso anche dell'entusiasmo, anche se spesso fare fotografie è un mestiere durissimo. Fisicamente ti stanca proprio il fatto che per molte ore uno deve continuare ad avere una faccia decente da mostrare, un'attenzione, una concentrazione, una presenza. Ci devi essere, quindi senza fare esserci per tanto tempo, non è facile. Io adoro Alessandro perché è un fotografo che non fa tutte quelle pagliacciate. Sei bellissima, sei le solite cose che si fanno quando si fanno i scatti fotografici. Alessandro è un professionista, quindi ti dice esattamente cosa vuole e poi lascia a te la possibilità. Cioè, è chiaro che deve avere poi anche una persona che sa interpretare da sola, perché probabilmente non è uno di quelli che ti spinge inevitabilmente, inesorabilmente a quella posizione o a quella cosa. Quindi poi anche te gestisci molto il servizio fotografico. Il mio primissimo servizio fotografico, io me lo ricordo, mi ricordo una foto in cui ero sdraiata e lui, mi ricordo, mi ha messo a posto anche il ginocchio, il dito.
Invece adesso no, perché lo sa che non riesco a star ferma. Adesso mi muovo ogni 5 secondi forse, e infatti lui dice: ferma, ti aspetta, devo ancora farla. Invece quelle foto, mi ricordo, mi ha proprio messo a posto anche l'ultimo capello. Però è venuta fantastica. Credo che quello che avviene assomigli un po' all'incontro tra due persone, sì, che fanno l'amore per la prima volta. L'obiettivo è quello di invitare la persona ad aprire tutti i cassetti della propria personalità, perché comunque c'è sempre il tempo poi di eliminare qualcosa che non è gradito o qualcosa che non è opportuno mostrare o che il soggetto semplicemente non ha voglia di mostrare. Alessandro è come se ti invitasse a denudare le tue emozioni, la tua parte più autentica, e lo fa con una gentilezza, con una anche complicità, che presuppone una connessione. L'importante è avere l'opportunità di visionare, di scambiarsi dal profondo qualche forma di emotività. Senti che lui ti sta portando in un luogo in cui anche lui in qualche modo si sta mettendo in gioco. Sicuramente è innamorato del suo mestiere, però si innamora, penso, ogni volta che fotografa un personaggio. Penso che anche lui cerchi di instaurare questo rapporto molto, molto intimo. Visto che quel giorno di lavoro è un'occasione appunto di incontro, è preferibile incontrare sul serio le persone piuttosto che fare chiacchiere da ascensore inutili durante 8 ore di lavoro in uno studio fotografico. Dato che so poi un po' dispettosa, diciamo che mi diverto a metterlo in difficoltà, perché lui è uno anche che si imbarazza con molta facilità, e quindi diciamo che io solletico molto l'imbarazzo suo. Ah, me spoglio, per esempio. Io so che lui è molto pudico e quindi mi metto succinta, oppure in quel determinato scatto lo prendo a tradimento. Non gliene faccio passare. Diventa rosso, bianco, poi si allontana. Sì, sì, fa un sacco di moine. Fa le moine lui. Però è proprio bravo, Alessandro ha una marcia in più di tanti altri. C'è uno scatto in particolare che mi è molto vicino per una questione di affetto, che è una ripresa della spiaggia di Lampedusa che si chiama Guiccia, dove io insieme ad altri 300 artisti italiani e stranieri abbiamo fatto per 10 anni una manifestazione che si chiama Ocean. Ecco, lui riesce a cogliere da dietro, in un momento di prova, si vede un palco in fondo, poi delle sedie, qualcuno che era seduto, e poi c'è un bambino che prende a calci il mare, questo ragazzino in braghette che non se ne cura di niente. C'è un ritratto della Virnalisi mentre si è davanti ad uno specchio, si sta struccando, e sembra una fotografia banale, no? Un'attrice di fronte ad uno specchio. Sul piano formale è molto particolare questa fotografia, è certamente insolita, non si vede tutti i giorni. Gli interni, che generalmente sono sempre molto silenziosi, i cortili, le vie, e poi invece sui paesaggi esterni si libera in un senso proprio di lunghissima profondità, e i cieli che sono sempre ingombrati di nuvole.
Io e Alessandro ci siamo conosciuti nel 2010 per la prima volta a Shanghai, dove io seguivo la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale del 2010 e avevamo invitato Claudio Baglioni a tenere un concerto, era il suo primo concerto in Cina e lì ho conosciuto Alessandro. Abbiamo avuto il piacere di conoscere Alessandro Dobici a L'Avana in uno dei suoi viaggi. In quell'occasione era a Cuba per un lavoro di promozione per uno dei nostri prodotti di eccellenza, il rum cubano. Mi ha invitato una volta a studio da lui e mi ha fatto vedere tutto il suo archivio fotografico, che è un archivio enorme. Avrò visto più di 600 foto che lui aveva già selezionato. Ci siamo resi conto che Alessandro, oltre ad essere uno dei maestri della fotografia mondiale, è un grande ammiratore e amico del popolo cubano. Ho commentato dicendo: Ale, dobbiamo fare una mostra. E sono uscita quel giorno dal suo studio dicendo: ti aiuterò a trovare una curatrice in gamba. Questo succedeva a ottobre del 2015. E a dicembre siamo andati a conoscere una delle più importanti critiche storiche della fotografia italiana. Stiamo parlando di Giuliana Scimè. Alessandro Dobici è un professionista molto noto nell'ambiente, però sconosciuto al grande pubblico. Perché? Perché non ha mai voluto esporre, non ha mai voluto fare mostre. Come noi, e questa è la prima volta di lei a Roma. La prima volta? Avevo portato te. Non ho mai fatto una mostra prima di adesso perché l'ho sempre considerato un po' presuntuoso mettersi in gioco di esporre pubblicamente il proprio lavoro. E poi perché poi di fondo non mi è stata mai proposta in questo modo. Quelle poche volte che mi è stato chiesto: ma perché non fai una mostra? Ho capito che l'obiettivo poi era mostrare solo l'aspetto mondano del mio lavoro e sinceramente quello interessava un po' meno. Questa volta invece si sono dimostrati interessati alla fotografia e non al contenuto della fotografia. Stiamo rivedendo la sequenza delle foto per la mostra. Tant'è che l'aspetto legato al mio settore di ritratti, di personaggi noti, allora interessa, ma non è il focus della mostra, anzi. E l'altro motivo è perché c'è una forma di timidezza anche nel mettersi in gioco, nell'esporre 20 anni di lavoro. Io vedo la fotografia di Alessandro come una fotografia molto essenziale perché rispecchia la quotidianità, la realtà di come vive il nostro popolo. Un popolo che non ha mai perso l'allegria, anche in un momento difficile, come furono gli anni 90, che tanto sono rappresentati in questa mostra fotografica. Anni in cui perdemmo la gran parte dei nostri scambi commerciali a causa del crollo dell'Unione Sovietica. Il popolo cubano però era ed è rimasto allegro, vivace, autoironico e questa allegria ha saputo catturarla la macchina fotografica di Alessandro. Brother bought a coconut, he bought it for the diamond. Sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, no, ma la foto c'è anche la cornice. Solo che devo chiamare il corniciere per farla montare, perché domani partono le casse. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut. Put the lime in the coconut. Drink and pour up. Put the lime in the coconut. Drink and pour up. Put the lime in the coconut. You called the doctor. Woke him up. Said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor,
La Vespa è meravigliosa. Buongiorno, senta, avrei bisogno di un taxi in via del Mandrione. Stiamo andando a casa dell'Amistad, ci prendiamo un caffè e poi controlliamo l'allestimento per la mostra di domani. La Casa de la Amistad es un lugar de obligada visita, no solo para los cubanos, sino también para cualquier amigo que de otra parte del mundo visita Cuba. Muchos la conocen como la Mansión del Amor. Realmente fue testigo de una historia de amor espectacular, la de Catalina Lasa y Pedro Baró, que lucharon por sobrevivir en una sociedad tan dura, en esta época donde aún no se había oficializado el divorcio en Cuba. Estamos hablando de principios del siglo XX. Hoy sale la noticia por el Noticiero Nacional a las 8. Lo cierto es que un siglo después, esta casa, la Casa de la Amistad, sigue siendo un palacio del amor. Y esta vez de un amor, yo creo que aún infinito, pues es el amor de los amigos de la solidaridad con Cuba. Este sigue siendo el palacio del amor y de la amistad. Esta Casa de la Amistad es la puerta de todos los amigos de Cuba en cada rincón del mundo. Y este amor sí será para toda la vida. Sí, dígame. Ma vorrebbero sapere se è la tua prima mostra in Cuba. La mia prima mostra in assoluto. La sua prima mostra in assoluto. Che tipo di lavoro c'è dietro questa mostra? C'è l'intenzione di raccontare tutto quello che sono stati i miei 20 anni di vita e di fotografia e raccontare quello che mi ha emozionato durante questi 20 anni. È questa qua. Segreti in un pannello e qui c'hai solamente 2 file. Tu fai conto che togli questo, uno lo metti qua e 2 li metti qua. Secondo me è meglio, dai. Accaldato, molto accaldato. E i pannelli non hanno la stessa altezza. Tutto quello che noi abitualmente usiamo e che ci rende la vita facile, qua non c'è. Perché è questa la preoccupazione.
devo attaccarlo adesso così? Vai. Vado? Vabbè, uno da solo è allineato, mi sembra. Mi sembra allineato a tutto. Mi sembra ottimo. La pellicola? La pellicola dopo. Togli tutto. Subito? Sì, dai, ci fai. Bueno, io fu un dia molto complicato. Me siento muy satisfecho el día de hoy porque ha sido un día que al final como que lo logramos, ¿no? Y muy contento sobre todo por él porque verdaderamente lo quiero mucho y es una gran persona y estoy muy contento que haya salido todo muy bien. Questa mostra a Cuba mi rende felice per il fatto di essere stato invitato a farla in questo paese. Sono un po' preoccupato perché coinvolge tante altre figure. La sensazione è che sicuramente è cambiata, però girando l'isola si riesce ancora oggi a vedere quello che io vidi nel 1995. È un posto talmente tanto magico e speciale che ti invita ovviamente a scattare immagini. Sembra che il tempo abbia un altro tipo di valore. Nel primo viaggio a Cuba sono rimasto molto colpito da come venivo osservato da loro. Era molto strano sentirsi così osservato, non facendo niente di particolare. I bambini cercavano sempre di giocare con te, di avere a che fare con te, erano incuriositi dalla tua figura. Ed è una sensazione strana perché con la tua figura ci vivi tutti i giorni e questo non accade mai. Quindi la prima volta che accade un po' te lo ricordi. Me siento muy entusiasmado con la manera que él tiene de percibir la realidad cubana, porque siendo una mirada sin duda penetrante a la realidad de Cuba, siendo una mirada aguda, siendo una mirada estéticamente muy sólida, muy, muy profunda, digamos, como regla no se refiere a lugares comunes. Le foto a cui sono più affezionato, non so se il motivo per cui ci sono così legato è emotivo o tecnico o professionale. Probabilmente è solo l'aspetto emotivo. C'era questo signore che stava beatamente davanti a casa sua e aveva una faccia molto molto particolare, per cui sono rimasto rapito da questa sua presenza e lo ricordo con piacere perché è a 22 anni questa foto. Io sto molto agradecida all'ICAP, all'Istituto Cubano di Amistà con los Pueblos, però fondamentalmente all'autor della fotografia, este amico di Italia e di Cuba, che per le fechas delle foto viene fotografiandonos. Desde los años justamente en que yo llegué a París, años duros del periodo especial en la década del 90. Questa invece è stata scattata a gennaio 2017 ed è mattina presto. Vabbè, io amo gli animali, per cui sono stato incuriosito da questo micro cane. Sembrava un po' ubriaco, ecco.
A mí me pareció muy, muy interesante la relación, pudiéramos decir, de tipo estético, a pesar de las diferencias de época, por supuesto, que tiene la muestra con un momento muy, muy especial, muy importante de la imagen, digamos, de la visualidad italiana, ¿no? Con el neorrealismo. No, espero que sea lui, pero... Stava facendo una riparazione, non ho capito bene di cosa. Andreas. Non mi sono avvicinato per non farmi vedere. Le lascio questo. E la cosa bella era la sua passione nel accomodare quello che stava riparando in una casa che in realtà è tutta da accomodare. Sì, ma quello. Grazie. Buon lavoro. Contento, sono contento. Ale lo conosci? La última vez que vino a Cuba, que estuvimos juntos en todo el viaje, lo ayudé a hacer varias fotos en la fábrica de ron, en La Habana Vieja. Es una gran persona, un gran fotógrafo y sobre todo con una humildad y una conciencia y serenidad y pasividad que te transmite, que transmite mucho. Él le fascina Cuba. Lo que más me gusta es que siempre defiende mucho la cultura cubana y siempre en todo momento es muy solidario con la gente, con cualquier persona que está por la calle, siempre lo saluda y la gente le responde y se siente como en su casa. Eso me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Me encanta sus fotografías, me encanta. Pienso que es una cosa que es buena para el pueblo de Cuba, para que lo vean muy directa estas imágenes de artistas de Italia, son fotografías muy interesantes, donde se muestra una cultura aquí en esta casa linda. Y pienso que es muy bueno este tipo de encuentro que se realiza. Mi traduci tu perché c'era Fabrizio pronto a tradurre? Oggi per me è un giorno molto importante. Poi per me è un dia molto importante perché ho la possibilità di condividere con voi il risultato di 20 anni di vita.